Poi canto c'è una a mezzolano Cristian Manzotti e lì a Felicetti. Con Ceola che ha preso già un bel vantaggio con gli altri tre molto vicini, a Mezzolao secondo. Prova Cristian Manzotti a recuperare all'esterno e vediamo se riuscirà a rimanere davanti a Mezzolao, prenderà curva altissimo, riesce a chiudere dietro il compagno di squadra. E adesso Ceola e Manzotti, Polisportiva Bellusco. Ottimi, bravi ragazzi, ci vediamo più tardi, intanto abbiamo tre partenze tradizionali e Kevin Massa che da qualche stagione ha optato per la partenza laterale, come si vede sempre più spesso, si vedeva molti anni fa, soprattutto con i patini tradizionali, da qualche anno le partenze laterali sono tornate in auge ma sono molto vicini. Con De Angelis e Massa, intanto lottano per la terza posizione, come il Lugano. Controlla Leo De Angelis con Kevin Massa. Intanto suonata già la campana dell'ultimo giro. Molto tattica, anche un po' rischiosa con Covelli che prova all'esterno. Prova a utilizzare tutta la curva Alessandro Covelli. Ma arrivano De Angelis e Massa, si qualificano abbastanza tranquillamente, da quanto sia possibile patinare tranquillamente. Riesce a rimanere davanti Guapato, contendente in seconda posizione, Alessio Mannai in terza. Alessio Mannai più velocista, anzi velocista puro, già medagliato sui 100 metri in più di un'occasione tra dei Rassiani sui podi delle gare più veloci. Guapato, tagliente, Mannai ha riscosso l'ordine. Quando salta la campana dell'ultimo giro? Guapato il tagliente con Mannai che cerca di recuperare. Arrivano Giacomo Guapato e Davide Tagliente. Si qualificano e ci vediamo più tardi, Francesco Berti. E riesce Dominic Cecchini a portarsi in seconda posizione fra i due portacolori del Novara Porcia con Francesco Bertolo che è partito sparato da tutto nel primo giro. Prova all'interno Pussiola ma non riesce. Bertolo Cecchini, Pussiola all'interno, adesso ce la fa. Bertolo, Pussiol, Cecchini con Damiano Galliazzo che va a prendersi la terza posizione. La pista non è il suo habitat, si vede il potentissimo atleta del Cassano. Arrivano i due ragazzi di Porcia, poi un bello stile spaccato di Damiano.